l'esperienza con la lista civica per Veltroni, un successo straordinario, 9 consiglieri civici dentro la nuova amministrazione comunale di Roma. Beh, questi numeri naturalmente facevano comodo a tutti, suppongo, anche al sindaco stesso, anche e soprattutto il sindaco stesso. Poi però abbiamo, leggendo il libro, vi accorgerete che cominciano i primi dubbi, non certo di Roberto e dei suoi civici, ma cominciano i dubbi del potere che vede nelle liste civiche che all'inizio ebbero poco da fare, perché furono messi all'angolo immediatamente, no? Ci siamo noi che conosciamo bene come funziona, sappiamo noi come fare, insomma la politica la conosciamo, e quindi mettetevi lì, guardate quello che facciamo e imparate anche voi. E ci si poteva anche stare all'inizio, magari la prima settimana, il primo mese, i primi 2 mesi, poi si capisce forse che le possiamo fare tutti certe cose, cioè l'impegno lo possiamo mettere tutti e poi si impara anche in fretta, suppongo. Allora, qual è il motivo vero, Roberto Alagna, per cui a Roma, quindi con Veltroni, Verini, il suo braccio destro, ma insomma più in assoluto fino a Fioroni, poi i partiti politici non hanno saputo approfittare della forza, dell'istinto anche di aggregazione? Lo ricordo molto bene, insomma, da comunicatore, in alcuni momenti c'era un fermento straordinario, le liste civiche potevano raggiungere forse qualunque risultato. Perché non hanno saputo approfittarne? Intanto vedo che hai letto attentamente il libro e questo mi rincuora. Intanto il Dario di cui parlo nel primo capitolo è qua, è Dario Esposito, dove si è nascosto, non lo so, eccolo qua. È tutta colpa di Dario, perché io avevo interrotto da ormai tanti anni la mia esperienza politica, ero tornato in banca a lavorare e lui mi chiamò, mi disse: guarda, sta nascendo una lista civica che sosterrà Veltroni, insomma mi convinse, io non avevo voglia, usò le parole giuste, quindi la causa di tutto, quindi Veltroni, Rutelli se la devono prendere con lui, non con me. E effettivamente quello che diceva prima l'amico Francesco è vero, c'è un'insofferenza, a volte anche un disprezzo verso questo fenomeno da parte degli apparati, da parte dei partiti, dei leader. È vero, noi arrivavamo in consiglio comunale, eravamo la seconda forza di maggioranza, 9 consiglieri comunali, eppure davvero eravamo completamente messi ai margini delle decisioni politiche, proprio con quell'atteggiamento anche pesante, umiliazioni subite. L'idea era quella di dire: voi siete stati eletti, siete dei cittadini, non capite nulla, lasciate fare a noi che siamo quelli bravi professionisti della politica. È un atteggiamento insopportabile anche sul piano umano. Teniamo presente che poi la società civile ha delle risorse enormi, ci sono professionisti, persone bravissime, si riesce a capire perché uno che magari è un bravissimo avvocato non potrebbe essere un ottimo consigliere comunale. Il problema è molto semplice: a un certo punto in questo paese, esattamente a metà degli anni 2000, l'idea che potesse esistere un'alternativa ai partiti tradizionali cominciava a prendere piede nel paese. Quando il centro-sinistra nel 2006 disse no alla famosa lista civica nazionale, c'era un sondaggio di PSOE pubblicato dal Corriere della Sera che diceva un 30% degli italiani, quindi un italiano su 3, vede con favore l'ingresso nello scenario politico nazionale di una lista civica costruita con tutte le tante listarelle che ci sono in giro per l'Italia, cioè l'idea di questi cittadini bravi amministratori nei loro comuni, nelle loro province, che potessero riformare la politica entrando nel Parlamento nazionale, era un'idea che cominciava a fare presa. Pensate, un 30% di persone che si dichiarano disponibili a prendere in considerazione, quindi l'idea di votare quella lista civica significa che questa lista, senza nemmeno aver fatto un giorno di campagna elettorale, perché io e Illy spendemmo quelle settimane per cercare di convincerli, Prodi, Rutelli, tutti quanti, convincerli che non avrebbero vinto, che poi è quello che in realtà è accaduto. Quindi pensate cosa stava nascendo nel paese. Poi c'era un secondo problema, io cerco di parlarne nel libro, c'era il progetto del Partito Democratico,
Il progetto del Partito Democratico prevedeva due condizioni. La prima, che Prodi non fosse troppo forte, cioè che non fosse in grado di condizionare la nascita del Partito Democratico. E immaginate 50 civici in Parlamento che avrebbero fatto riferimento direttamente a Prodi. E poi non quell'operazione doveva essere una fusione di due partiti, di DS e Margherita, non poteva esserci un terzo incomodo, cioè la società civile non poteva entrare nello scenario politico nazionale. E poi c'era quello che c'è sempre da parte di questi personaggi, l'arroganza, cioè l'idea di essere sicuri di vincere, perché sono persone arroganti, hanno spesso hanno questo atteggiamento di chi ne sa di più di te. In realtà non è affatto così. Io cercai di dimostrare con i numeri, guardate bene, nel 2005 ci furono le regionali in tutta Italia. Io subì lo stesso tentativo di ostracismo rispetto alla nascita della lista civica Marrazzo. Ne fecero di tutto, alla fine lì la spuntammo. Senza la lista civica Marrazzo noi non avremmo vinto le elezioni, cioè il centrosinistra avrebbe perso le elezioni. Io cercai di convincerli che era lo stesso identico scenario. In tante regioni il candidato presidente aveva vinto o perché era espressione della società civile o perché attorno a lui era nata una grande aggregazione di cittadini. Purtroppo prevalse l'arroganza, prevalse la stupidità. Io nel libro effettivamente faccio un atto d'accusa molto forte rispetto a questi personaggi che impedirono questa operazione, però poi nel libro, come dire, lancio anche una speranza, nel senso che io auspico che nel futuro il centrosinistra, se vuole tornare a essere maggioranza nel paese, si renda conto che un fenomeno come questo va valorizzato. Guardate bene, è esattamente quello che ha fatto, e poi starò un po' zitto, è esattamente quello che ha fatto Berlusconi, che è meno stupido, ha tanti difetti ma non è stupido, è meno stupido del centrosinistra, ha capito che la Lega è deteriore quanto vogliamo, ma è un valore aggiunto perché ha il rapporto col territorio che loro non hanno. E quello che io dico, le liste civiche messe insieme hanno il radicamento nel territorio, il rapporto col territorio, quello che il Partito Democratico, anche se è un grande partito, non ha più. E quindi questa probabilmente è la. E quindi c'è un atto d'accusa molto forte. Io penso che la classe dirigente del Partito Democratico dovrebbe fare un passo indietro. D'altronde è quello che disse proprio in questa piazza Moretti anni fa, il regista disse: con questi dirigenti non andremo da nessuna parte. Sono passati alcuni anni, sono sempre gli stessi, devono fare un passo indietro. Dopodiché, se il Partito Democratico capisce l'importanza della spinta della società civile, probabilmente le cose in questo paese potrebbero anche cambiare. Grazie Roberto.